Che cosa sta succedendo nei nostri cieli? Domanda da 1 milione di dollari. Non lo so. Diciamo che il traffico anomalo che stiamo vedendo, accompagnato da dei rilasci strani, è comunque impossibile da sottovalutare e da nascondere. Specialmente se questi voli avvengono con cadenza più o meno regolare e ad orari che possiamo definire standard. Ad esempio, la mattina avvengono ad est e il pomeriggio avvengono ad ovest, sempre in concomitanza dell'irraggiamento solare. Ecco, non parliamo però di teorie del complotto, ma di inseminazione, per far capire bene a casa di che cosa si tratta. Inseminazione delle nuvole, detta anche cloud seeding, si trova anche su Wikipedia, è una tecnica che permette la modificazione temporanea del clima. Scopi più o meno umanitari, perché si può usare e per causare pioggia o per diminuirne l'intensità evitando danni e purtroppo anche per evitare la pioggia. Perché i rilasci di particelle selezionate, attualmente si parla di alluminio, bario, silicio e carbonato di calcio, trattengono l'umidità delle nuvole al punto da far dissolvere le nuvole a contatto con queste scie o con l'aerosol che si viene a creare dalla dispersione delle scie stesse, e quindi poi si ottiene una assenza di precipitazioni, un aumento di umidità al suolo, perché questa cappa impedisce al calore che si viene a generare al suolo di salire perché trova un ostacolo e quindi sotto si ha umidità, assenza di precipitazioni con tutto ciò che poi ne deriva. Ma sostanze che vengono messe appositamente, secondo lei? Non secondo me, ma secondo brevetti e secondo accordi presi a livello internazionale di istituzioni. Posso citare un accordo del governo Berlusconi con l'allora ministro Altero Matteoli nel 2002 con il governo Bush, da cui scaturì un documento che contiene vari work package, cioè quindi vari step, e ce n'è uno in particolare chiamata work package al numero 10, alla pagina 38 di questo documento, se lo volete cercare, in cui esplicitamente si parla di Italia come terreno di sperimentazione per i cambiamenti climatici, cioè atti appositamente effettuati, eseguiti al fine di modificare e verificare la reazione del microsistema, animali, piante, eccetera, a queste modificazioni. E la cosa è inquietante, insomma. Diciamo Quale potrebbe essere l'obiettivo? che da nessuna parte è scritto che le guerre debbano essere combattute con fucili o con carri armati. E per fiaccare l'economia di un paese, per poi riconquistarselo a quattro spicci, questa è un'ottima opportunità. Se poi aggiungiamo che l'acqua, nonostante il referendum del 2011, sta per essere, diciamo, privatizzata, è pacifico che con la scarsità di un bene il suo prezzo debba gioco forza aumentare, soprattutto quando la domanda non può scendere, perché tutti dobbiamo comunque lavarci e bere. E quindi aumenta il prezzo. Aumenta il prezzo e si può proseguire con un'economia emergenziale che possa vietare le piantagioni, possa vietare gli allevamenti e poi c'è già pronta dietro l'angolo la carne sintetica e le bistecche con gli insetti.